Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Siamo sul pianeta Masada 3 e dobbiamo contenderci l'ultimo manufatto con l'emissario, il cacciatore. Ci siamo messi contro di loro, alla fine dello scorso episodio ci hanno anche attaccato in orbita sul pianeta, ma noi li abbiamo spazzati via. Alcuni in realtà sono scappati, Con noi c'è il nostro fan adorante. Volevo portare Sara, mi avrebbe fatto piacere portare Sara con me, però non so dove si trovi. Penso che sia all'alloggio, ragazzi, ma non avevo voglia di tornare all'alloggio. Quindi ci accontentiamo della compagnia del nostro fan. Mi raccomando, coprimi le spalle. Qui è successo un macello. Allora, questa è una zona di un livello molto alto rispetto al nostro. Quindi, insomma, non sarà semplice, eh? Ok, che anche quando i nemici sono di un livello parecchio alto, noi riusciamo comunque a farli fuori, cioè non sono così difficili, quindi sono così resistenti. Però questo pianeta ci richiede un livello 75, 65, una roba simile, quindi molto più alto del nostro. Un po' di medikit ci stanno, perché siamo accorti anche di medikit. Però cerchiamo di non raccogliere troppa roba, altrimenti ci appesantiamo subito. Eccoli. Livello 30. Livello 30. Fan, spostati dalle balle. Un attimo, usiamo un'abilità, cioè non un'abilità, un potere. Scudo reattivo, dai. Ho visto che lo stava usando anche lui. Merda, merda! Mi stona quando mi... Oh, mi stona, mi blocca! Guardate, cazzo! Ma vuoi ricaricare sta fottuta arma?
Ok. Comunque è pieno di kit qua, ragazzi. Minzega. Dove vai? Che palle! Dai, sali, sali, sali! Olè, fatta. Ma secondo me non è ancora finita, boh, mi è sembrato troppo semplice. E infatti... Ma questi che cazzo sono? Ma sono delle sega queste.
Senti, coso. Ma questi non sono astrali. Perché mi dice sconfiggi gli astrali quando... vuoi stare fermo? Ma devo eliminare a lei. A lui. Ho finito le munizioni. Trovo un modo per aprire la porta. C'è la scheda, il tesserino. Allora, noi dobbiamo andare là. Beh, non so perché, ma ho come l'impressione di dover scassinare questa porta. O forse no. Ah, ok, zitti. Ok, you. You're up. Oh. Something goes wrong in there? We'll come get you. Cos'è questa storia? Why would anything go wrong? Shouldn't we... Would you shut up? Guardiano Rin. Guardiano Teuta. Carissimi. Mi è arrivato il tempo della vendetta. Per aver ucciso Sam. Thank you.
disabilita le difese, beh, le distruggiamo, le disattiviamo così. E ciccio. Chiave a me. E basta. E basta. Disattiva. Disattiva. Visto che ci siamo, ragazzi. Ma dove cavolo l'hanno messo questo manufatto? We have visitors. Perché stiamo ripercorrendo quello che abbiamo fatto, ragazzi? We have visitors. Welcome. What's mine is yours. Well, no, it's still mine, but you get what I mean. Cioè, stiamo rivivendo alcuni momenti in cui abbiamo trovato gli altri manufatti. Oh no, di nuovo tu, tra tutte le persone che potevo incontrare nello spazio-tempo. Sì. I'm not quite sure what you mean, my good friend. Aren't you... Aren't you... You don't deserve the final artifact. This life you've led, you're nothing but a thief, an opportunist, a liar. Sì, è vero, visto ciò che mi serviva l'ho preso. Such a limited understanding of reality. The unity is not won or lost. You think you have a right to the infinite? Oh merda! Chiave, cartucce. Thank you.
Come on, Rook. Come on. You can make it. Barely stepped on the Juryman's road with us. Can't see another soul off to the void so soon. No. No. I'll pour one out to the blackest sea for you, Rook. Vlad, che è successo? Ma siamo noi! Questo è un altro universo, un universo dove ho perso la vita. What the? Crix's ghost? What kind of cruelty is this? Is some starborn trick? Come to mock me before you twist the blade? Ehi, calmati, non sono qui per farti del male, Vlad. What are you then? Some lost soul? No salvation here. Senti, Vlad, so che perdere un membro di Constellation è difficile, ma ne verremo fuori. Supereremo tutto. Not sure. Sono ancora in lutto per Sam. Of a shattered brain, but okay. I get your meaning. Well, ghost from the other side. I'll keep what you said rolling around in my head for a spell. But for now, wouldn't mind if you gave me a bit. I just lost a friend. Granata, granata. Tutte queste munizioni, tutti questi kit. Vediamo. Ho cambiato un po' di armi, ragazzi, ma non è che abbia sto granché. Tutto scarico. Sconfiggi gli astrali, ok. Vabbè, se mi lasciate il tempo di attrezzarmi. Questi sono duplicati. Dov'è l'originale? Sono farlocchi questi. Ma che fai? Ti nascondi? Ok, forse ci siamo, Well, here we are, ready to kill each other for the artifact. As always. Mi stavo cercando, dove eravate finiti?
proviamo a risolverla pacificamente. Basta tutti e due, questa lotta attraverso i sistemi colonizzati deve finire. Vabbè, allora passiamo ai fatti. Ti ammazzo, ciccia. Non ci sono stati abbastanza morti? Possiamo porre fine a questo ciclo vendicativo. Tutti e tre. Secondo me non funziona. Oh, invece sì, ha funzionato. Is that right? Well, I don't know about either of you, but it's been a while since I felt this old. Perhaps it's time to put this all to an end. At least this once. Here, take the artifacts. Prima che torni in te, prima che ti passi la fifa, vorrei dire. Ah, siamo fuori, ok. Costruisci l'armilla sulla tua nave, bisogna parlare con gli amici prima di partire. Un grande balzo. Ma prima di partire dove, ragazzi? Welcome back. Hello. Best of luck out there. Aggiungi i manufatti. Hai completato l'armilla. Appena azionerai il gravi motore, salterai verso l'unità. Rimuovi l'armilla dalla nave se intendi gravi saltare verso un'altra destinazione. Ah, ok. Ah, dobbiamo raggiungere l'unità. Andiamo a cercare gli altri, ragazzi. Magari torniamo alla loggia. Saranno tutti lì. Dammi questo tesoro, questo dono. Cos'hai? Isaac, Usag, I do. I thought of you when I found it. Veramente? I suppose I don't think about anything else. That's what they mean when they say it's the thought that counts. Ah, che bello, una carota, grazie. Minchia. Siete qui? Sarah, I know we argue about money. Questo tipo è occupato, capito. Vlad. It'll be a shame to pack up all the modifications to the eye for finding the artifacts. But she's earned a break. Gilded our fortunes for sure. Potrei dire lo stesso di te, Vlad. Non ce l'avremmo mai fatta senza il tuo aiuto.
I'm just an old blade in the dark trying to make good. I'll be taking up the chair when everyone's gone in the Unity. Set Constellation's course for another new beginning. Not my first time. There is one more thing I'd like to do for Sam. Going to take it slow. And I'd like to get your opinion. Nothing extravagant. Just a small plaque here in the lodge. Something to remember them by. Where do you think would be appropriate? Beh, il bar sarebbe il posto migliore. That's certainly some place everyone will see it. Any objections, Walter? No. I think this is a fine idea. Then it's settled. I'm glad we had this discussion. Ma io stavo parlando con Vlad, comunque. I was doing the tally's work in my head. Got one. Yes. I'd go into the astronomical charting data with you, but clear as day just to point you right to it. Ottieni il potere presso Eridani 7. Finally, these new universes won't know what hit them. Forget about the Starborn and the Hunter. It's Barrett and company from here on out. Continueremo a chiamarci Constellation. I suppose we can do that. Classic. Look, if this is it, are we doing this or not talk, then stop right there. We're doing this. The multiverse waits for no one. Non avrei saputo scegliere parole migliori, eh. Sì. Yeah, that's why I said it first. See you on the other side. Now that you have all the artifacts, we should talk. Hey, Andresia. The unity awaits. I'm not as afraid as I thought I would be. Stepping away from the world you know can lead to a better place. Beh, questo universo non è poi così male. Non c'è garanzia che il prossimo sarà migliore. Constellation has given me a home, and I will always be grateful. But I also feel ready. Do you think we will see each other after the unity? Will we even non lo so. See each other if we do? Sinceramente, io me lo auguro, però sinceramente io non voglio andare lì, ragazzi. Ma porca miseria, ma perché dobbiamo andare lì? Che palle. Ok che abbiamo fatto un casino per recuperare tutti questi manufatti, ma chi ce la fa fare? Stiamo bene dove siamo. I am proud that I was present for this journey. If you are free soon, could we talk? I wanted to thank you for giving me the chance to work with you. I know we met under mi ha fatto piacere conoscerti. Unusual circumstances. You seem to be acclimating well to Constellation. Are you enjoying working with them? Beh, non è paragonabile a niente che abbia fatto prima. Oh, Vlad, che fai? I think none of us were expecting what we have found. Well, perhaps Matteo. You have certainly become a vital part of the organization. That is a credit to your abilities. If I may, from what you have seen, do you think I fit in well with the rest of Constellation? Se me lo chiedi, mi viene da pensare che tu creda di no. No, I do not. But I find it hard to quantify. Many of the other members are polite, but distant. I worry that my background and my actions ma lascia perdere. Concern them. I have not shared much, but everyone knows I worked with smugglers for years. I am no stranger to violence and death. Hai fatto ciò che andava fatto, non ho dubbi. Yes, exactly. I survived. That was the only goal. For those that have not lived it, it can be difficult to imagine or accept.
Others here have seen conflict, but for more noble causes. Vladimir is the only one here who can begin to understand. He was the one who pressed the group to include me. I lack his charm. He puts others at ease. I fear my presence does the opposite. Mi ha aiutato e questo è ciò che importa, no? Of course. You have given me an opportunity the others have not. Perhaps I just need more time. I know this seems trivial. Perhaps childish. I have just always relied only on myself. I have never been surrounded by people like this. By a group I wish to be a part of. Does that make sense? Guarda, anch'io ho sempre avuto l'anima del lupo solitario. And yet here we are, working together. And that has, I think, gone very well. Sì. Discussing these things is challenging for me. I hope now you can better understand why I wanted to keep the circumstances. Con me i tuoi segreti sono al sicuro, stai tranquilla, Andresia. I wanted to thank you for not saying anything to Vladimir. I know that you said you wouldn't, but it is still a relief. I would like my contributions to Constellation to amount to more than violence. Ho capito subito quanto fosse importante per te il mio silenzio. Indeed it was. And now I hope you can see why. Thank you for talking this over with me. It is good to know that at least one member of Constellation understands me. Need something? Allora, e Sara? The artifacts are all gathered. So this is it. This armillary can finally be assembled, and the Starborn assure that something will happen on the other side. Ma siamo veramente sicuri di scoprire cosa succederà? Funny. Vogliamo veramente raggiungere l'unità? Cioè, non c'è un modo per scegliere. Adesso che abbiamo tutti i manufatti, l'armilla è pronta e possiamo partire per questo viaggio. Possiamo anche decidere di non farlo, cioè. Anche se quello che volevamo sarà la missione più importante di Constellation. Potremmo non rivederci più, nemmeno io so se la cosa mi piace. I was just taking for granted that Constellation would keep going past the end. But we don't know what's waiting for us. Say we go to the Unity, become Starborn, enter another universe. Will there even be it? No, non voglio diventare un astrale. It won't be ours, even if it is. Però anche questo è possibile. Infatti, non dobbiamo farlo per forza, sai, il nostro universo ha ancora molto da svelare. I don't know about you, but after all this, there's no way I can just stop. I have to know what happens. What this was all for. Sì, lo capisco. Time, che altrimenti se non scopriamo quello che ci aspetta, so tutto quello che abbiamo fatto sarà stato inutile. Sara, senti. Vuoi venire con me? Always. Point the way and we'll be off. All right. Let's catch up when you return. Ma che facciamo, ragazzi? Io salvo e partiamo. Dai. Faccio un salvataggio a parte. Proviamo a partire. Ah, mettiamo i... Attiviamo l'armilla. Assembliamo l'armilla. Vai. Siamo pronti? Cioè, se decolliamo, ragazzi, se attiviamo il gravimotore, saltiamo verso l'unità, It must be great to be able to see yourself whenever you want. O la valla spacca. The house is
Mutilates. Cioè, bello è bello, ragazzi, ma porca miseria, dove cacchio siamo finiti? You made it. I hope you're enjoying the view. I never get tired of staring at it. Eternity. Ma tu sei me. A thought occurs. Can anyone ever truly experience reality outside of oneself? All of time and space filters through a singular perspective. I am as much you as you are a part of everything. All points connect to here. When a star is born or dies, its existence beats through the heart of this place. The unity. I have seen all you are, have been, and could be. Do you feel like you've lived a good life? Is there anything you regret? Ho fatto il possibile e ho accettato i miei fallimenti. That's good. You will need that clarity for what comes next. E cosa mi attende di preciso? In order to become Starborn. You must give the universe one last thing. Ma non voglio diventare un astrale, porca miseria. That intangible part of you. That something that makes you unique amongst the infinite will explode like a supernova. A part of you will fuse with the essence of this universe, while another part leaves it behind forever. Do you understand what I mean? This one final leap will change this universe forever, even as you leave it behind. L'astrale ha parlato di una rinascita. A me sembra molto simile alla morte. Much like the death of a star creates new kinds of matter, so will the part of your being become fused with the unity itself. That part is what becomes Starborn and crosses into the multiverse. Through your eyes, it will be as if waking up from a dream. Walk into the Gate of Light and you will become Starborn. Everything will vanish and you will awaken somewhere else. But that isn't your only potential destiny. You can turn around. Walk away from the unity until the stars fade away, and you will wake up. Ok, abbiamo una scelta. In your universe, you could live out the life you have. I have enjoyed speaking to you once again. All of you. Every version that is here in the unity, right now. Go out into the stars. As you consider stepping towards infinity, I offer you a glimpse into what will happen to the universe you may be leaving. As the essence of who you are is spread throughout space and time.
Ah, ecco. By defeating both the Hunter and the Emissary, the path to the Unity in this universe is left for the people of the settled systems to discover on their own, uninterrupted by powerful Starborn. The Constellation membership who stays behind will in time publish their data about the discovery of the artifacts, the Starborn, and the Unity. Space exploration across the settled systems is given new life as people search for home out there in the stars. Che facciamo, ragazzi? Possiamo anche andarcene volendo, Però se siamo arrivati fin qua... Ho salvato, quindi posso anche ricaricare la partita. Although you leave this universe behind, a new universe awaits you. Who will you be in this one? Ma secondo voi cambierà molto? Ci sarà tanta differenza? Perché stiamo lasciando... Ci stiamo lasciando l'universo che conosciamo alle spalle. Ma stiamo per addentrarci in un altro universo. Minchia, che bello però, Bello, bello, bello. Sì, lo immaginavo, sì. Vabbè. Era chiaro. Era chiarissimo. Abbiamo raggiunto la fine di Starfield, ma abbiamo esplorato soltanto una minima parte di tutto quello che il gioco ha da offrire. Perché alla fine, ragazzi, quante costellazioni, quante sistemi stellari abbiamo esplorato? Ne abbiamo esplorato un bel po', però ce ne sono tanti altri di livello molto alto che non abbiamo ancora visitato. Ci sono tante missioni secondarie da fare, ragazzi. E dove cacchio siamo finiti? Ma siamo diventati astrali. Astrale, ecco cosa sei ora. Un essere che ha toccato l'infinito. La tua storia è finita, ma ricomincerai da capo in questo universo e in innumerevoli altri. Ricordi tutto ciò che hai imparato, ma i tuoi averi e tutti coloro che conoscevi fanno ormai parte del passato. Esplora questo nuovo universo e tutto ciò che ha da offrire. E magari... fa un altro viaggio attraverso l'unità. Ah, professore, sì, ok. Abbiamo anche la tuta diversa, tutto il resto. Ma quindi le missioni che abbiamo... Raggiungi la loggia quartiere del TASM.
Ah, ma quindi proprio ricomincio tutto. Ok, quindi possiamo riniziare praticamente il gioco. Sotto forma di astrale, praticamente. Perché mi ricordo la prima missione, un piccolo passo. Beh, la navetta è molto figa, eh. Unregistered starship. We're detecting. Well, it's what we're not detecting that's an issue. What's powering that thing? You know what? Just hold still while we do the contraband check. Siamo sempre di livello 34, sì. Sto cercando di capire. Dai, sbrigatevi, atterraggio non utilizzato. Ma a dire la verità, ragazzi, non so se essere soddisfatto o meno di questo finale. Forse sarebbe stato meglio tornare indietro, secondo me. Perché così non possiamo dedicarci alle missioni secondarie che ci siamo lasciati alle spalle. Vedete che stiamo riscoprendo tutto. E il posto sembra anche diverso un po', sì. Il tutto è molto figo. Vabbè, adesso dobbiamo tornare all'alloggio. Ecco, parla con la barista. Sì, vabbè, ho capito, ragazzi. Sì. Dobbiamo rifare tutto. No, ok, va bene. Abbiamo visto questo finale, ragazzi. Ma io penso, se sarà possibile, ma penso di sì, ricaricare la partita perché ho fatto diversi salvataggi. E magari porterò altri episodi dove mi dedico a fare altre missioni secondarie. Perché questo finale, sì, l'abbiamo visto, ma non mi piace. Io mi aspettavo sì che saremmo diventati astrali, eccetera, però speravo che avremmo comunque continuato con le quest in sospeso. Non avrebbe avuto senso in realtà, visto che siamo in un altro universo. Quindi è giusto che sia così, però in questo universo è come se non abbiamo scoperto, come se non avessimo scoperto nulla, ragazzi, come se non avessimo fatto niente. E dobbiamo anche parlare di nuovo con la barista, cioè, ma veramente. Vabbè, ok, beh, ci sta, è giusto, anche se non mi piace, è giusto così, ragazzi, è giusto così. Però, boh, sono un po'. Mi aspettavo qualcosa di più, mi aspettavo qualcosa di più. Anzi, non mi aspettavo neanche di finirlo in questo episodio, quindi non saprei nemmeno che dire, non saprei neanche fare un commento definitivo sul gioco perché è come se non l'avessi finito. L'abbiamo finito, abbiamo finito la storia principale, ma è come se non avessimo finito il gioco, perché c'è tanta di quella roba da fare, ci sono tante missioni secondarie che io volevo continuare a portare. A completare, però se restiamo qua in questo universo ci tocca rifare tutto da capo e questo mi rompe il cazzo. Quindi vediamo al prossimo episodio, sempre se ci sarà, ma penso di sì. Probabilmente ricaricherò la partita prima di fare il salto verso l'unità. Ci dedichiamo a fare missioni secondarie oppure facciamo il salto verso l'unità e torniamo indietro, non diventiamo astrali, anche perché non avevo la benché minima intenzione di diventare un astrale, però la curiosità era tanta, ragazzi, ho voluto vedere dove saremmo andati a finire, ed eccoci qui. Voi ragazzi, come sempre, fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre, se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.